89esima mostra ortofrutticola della città di Cuneo, mostra regionale. Siamo in compagnia del vice sindaco di Cuneo, Luca Serale, in occasione della presentazione di questo evento che si terrà dal 9 al 12 settembre. Intanto, vice sindaco, una location migliore non si poteva sicuramente scegliere per la presentazione di un evento del genere. Direi assolutamente di no, l'amministrazione ha fortemente voluto scegliere Cascina Vecchia, che è uno dei gioielli del nostro patrimonio comunale, come location della conferenza stampa e poi dell'invito che ci sarà poi per le autorità subito dopo l'inaugurazione, che avverrà nel viale canonico appunto della frazione. Una location bellissima, lei ha detto 89esima edizione, ecco, è un numero che forse può sembrare in secondo piano, invece è vero che l'anno prima rispetto al 90esimo è un numero molto molto importante per quella che è la sagra agricola più importante del nostro comune, che quest'anno abbiamo voluto particolarmente andare a valorizzare, cercando di esportare quelli che sono i confini della nostra sagra e soprattutto dei nostri prodotti, dunque delle nostre aziende agricole, anche al di fuori della nostra provincia, al di fuori della regione, da poter lanciare anche su scala nazionale. A livello di organizzazione di programma, insomma, quali sono le novità e quali le conferme di una mostra, una rassegna che, come ha detto lei, è molto radicata perché appunto siamo al numero 89 di edizione? Quest'anno non facciamo soltanto l'inaugurazione della Cascina Vecchia, ma avremo anche come, diciamo, prodotto ospite d'onore, come tutti gli anni ci piace appunto scegliere, la carota, dunque la carota di San Rocco. Siamo assolutamente in patria. Avremo delle riprese anche da parte di un network nazionale che esporterà quelle che sono appunto le immagini della nostra campagna, delle nostre bellissime aziende agricole e dei nostri prodotti a livello nazionale. Abbiamo detto una manifestazione appunto molto, molto importante, radicata, di grande tradizione. Cosa rappresenta proprio per voi, per il comune di Cuneo, anche a livello di visibilità, insomma, per un settore che è di punta per la nostra zona, per la nostra realtà? Assolutamente, cioè, non soltanto a livello comunale ma a livello provinciale. La nostra provincia appunto è conosciuta per la sua caratteristica di produzione di prodotti della terra di eccessa qualità. Dunque andare a valorizzare sagre come questa, che è poi la sagra storica del nostro comune, non è soltanto un dovere, ma è anzi un impegno che deve implementarsi tutti gli anni, appunto per andare ad esportare quello che è un nostro prodotto. Siamo bravissimi dal punto di vista della produzione, okay? Siamo quasi ineguagliabili, ma non siamo così bravi, anzi forse nel passato, per andare a pubblicizzare quelli che sono i nostri prodotti. Ecco, questo nuovo slancio è proprio per andare a esportare, per buttare il cuore oltre l'ostacolo, per presentare quelli che sono i nostri prodotti non soltanto al nostro territorio, non soltanto alla nostra provincia, non soltanto alla nostra regione, ma su scala nazionale. Un'ultimissima cosa che esula un po' da questo contesto, da questa presentazione, in cui insomma c'è anche un momento di felicità, insomma, parliamo un attimo della situazione che sta vivendo il centro Italia, il terremoto. Da vice sindaco, insomma, cosa si sente di dire in questo momento di difficoltà che stanno vivendo appunto queste popolazioni? Diciamo che è stata un'estate tristissima. Intanto non voglio dimenticare quanto è successo a Nizza, città gemellata con noi, che è un luogo che è nel cuore, o comunque nelle conoscenze di quasi tutti gli abitanti della nostra provincia, appunto per la vicinanza che abbiamo appunto con la nostra città gemellata. Oggi siamo l'indomani di questa tragicissima notizia che ha colpito appunto i paesi del centro Italia. Oltre a quella che è la nostra solidarietà, che possiamo esprimere soltanto a parole ma che lascia il tempo che trova, si stanno moltiplicando in città quelle che sono raccolte di prodotti, raccolte di vestiario, okay, che abbiamo cercato di favorire anche oggi andando appunto a dare un magazzino perché potessero essere stivate, perché potessero essere messe a sicuro prima della partenza la settimana scorsa per essere portate appunto nelle zone colpite dal sisma. Grazie.